Buongiorno ragazzi, eccovi nella mia palestrina che mi sono, diciamo così, adattato in questo periodo di quarantena, perché oggi, l'avevo già accennato a molti di voi, parliamo di un argomento a me molto caro che è un circuito aerobico. Come vi ho già accennato, per fare il circuito aerobico bisogna disporre di alcuni materiali. Però, se per caso qualcuno di voi non dovesse disporre di uno, due o tre di questi materiali, è possibile tranquillamente anche fare senza. Adesso io vi spiegherò passo passo cosa si intende per circuito aerobico e soprattutto come bisogna realizzarlo. Nel mio caso sono molto fortunato perché dispongo sia di un tapis roulant che di una bici da spinning o di una cyclette che di una corda per saltare. Quindi, diciamo che ho tutto quello che mi serve per poter iniziare a praticare un circuito aerobico. Cosa si intende per circuito aerobico? Il circuito aerobico è sono una serie di esercizi che devono essere fatti consecutivamente, senza pausa, utilizzando anche degli elementi aerobici. Quali sono gli elementi aerobici? Sono il tapis roulant, che dopo vi faccio vedere come va impostato, la bicicletta da spinning o la cyclette, la corda per saltare o anche degli esercizi a corpo libero qualora qualcuno di voi non avesse nessuno di questi elementi aerobici. È molto semplice. Come si costruisce un allenamento di questo genere? Io dovrò fare un certo numero di minuti, che poi vi dirò, sul tapis roulant, alternare a degli esercizi isotonici che poi vi farò vedere, per esempio disponendo di un materassino o di pesetti, per poi risalire su un successivo elemento aerobico che possa essere o la cyclette o la corda o degli esercizi a corpo libero. Quindi praticamente è molto semplice. Allora, la parte aerobica deve durare circa 3-4 minuti. Quindi adesso io, per esempio, posso partire dal tapis roulant. Quindi scendo dalla mia bicicletta da spinning, vengo sul tapis roulant, adesso vi faccio vedere come si imposta, per esempio, come si potrebbe impostare il tapis roulant. Quindi, allora, io ho il tastino di accensione, vedete, questo qui mi fa accendere il mio tapis roulant. Attenzione perché possiamo ragionare a livello di tapis roulant sia basandoci su una corsa che basandoci su una camminata. Quindi se per esempio io volessi impostare il circuito aerobico su una camminata, mi basterebbe semplicemente partire e aumentare la mia velocità, questa è la velocità che il tapis roulant vi dà, e la porto fino a circa 4,5 km orari. Ecco, 4,5. Ma va bene anche se vado a 4 km orari. E questo qua è un'andatura che può andare bene per utilizzare il primo elemento aerobico qua è il tapis roulant. Se faccio la camminata, è opportuno anche mettere una minima pendenza, quindi posso mettere una pendenza a circa 5%. Quindi adesso ho tutti gli elementi che mi servono per impostare il mio primo allenamento sulla camminata. Quindi 4 km orari, il tempo che scorre qua e la pendenza che adesso ogni tanto passa, però poi dopo ricompare, aspettiamo che ricompaia anche la pendenza, 5% di pendenza. Devo stare sul tapis roulant per 4 minuti. Una volta terminata la parte aerobica sul tapis roulant, schiaccerò stop, il tapis roulant si ferma e soltanto quando il tapis roulant è completamente fermo, allora potrò scendere e andare in un'altra stazione. Se invece volessi fare la corsa, allora a quel punto devo lasciare la pendenza a zero. Faccio partire il mio tapis roulant, ok? E imposto una velocità più o meno attorno ai 7 km orari, dai 7 agli 8 km orari, soprattutto per le prime volte. Quindi arrivo a 8 km orari, 8 e 2 in questo caso, e faccio la mia corsa per 4 minuti, va bene? Una volta arrivato ai 4 minuti, pendenza zero, stop, aspetto che il tapis roulant si fermi, soprattutto dovete stare molto attenti di correre molto vicini alla console, non bisogna mai andare al limite dietro. Quando il tapis roulant è completamente fermo, allora posso scendere e andare per esempio a fare il primo blocco isotonico. E io per esempio scelgo di fare plank. Cosa vuol dire? Mi metterò in questa posizione, ok? Appoggio i gomiti e conto fino a 20, 1, 2, 3, 4, 20.
Mi fermo un secondo, secondo esercizio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e arrivo fino a 20, ok? Terzo esercizio consecutivo, per esempio il mountain, e quindi farò questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, fino a 20. Terminata il primo blocco, devo passare ad un successivo intervento aerobico. Quindi salto sulla cyclette. Regolo la mia resistenza, controllo i minuti e dovrò stare qui 4 minuti, ok? E quindi in questo caso ho fatto tapis roulant, esercizio plank, cyclette, sempre 4 minuti. Passati i 4 minuti mi fermo, ok? Scendo e senza pausa addominali. Quindi arriverò qua. Primo esercizio per gli addominali. 1, 2, 3. 4, 5, arrivo fino a 25. Secondo esercizio per gli addominali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, arrivo fino a 20. Terzo esercizio per gli addominali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e arrivo fino a 30. Quindi praticamente ho fatto già due blocchi isotonici costituiti dal plank e dagli addominali. E due elementi aerobici. Nel mio caso, che ho sia tapis roulant che cyclette, adesso dovrei ritornare sul tapis roulant. Ok? Quindi faccio ripartire. Bene. Decido di fare la corsa. Quindi attivo il tapis roulant a 8 km orari e corro per 4 minuti. 4 minuti, non di più. Quindi attivo la mia corsa, 4 minuti, una volta arrivato ai 4 minuti mi fermo, aspetto che il rullo sia completamente fermo per scendere, ok? Quindi rallento, vado a fare la mia camminata fino a che non si ferma il tapis roulant, scendo, ok? Quando è fermo e vado a fare il terzo blocco, quindi per esempio gambe, squat, 20. 1, 2, 3, 4, arrivo fino a 20 squat, poi metto dietro un appoggio, attenzione, facciamo un esercizio per i polpacci, quindi vado su e giù, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fino a 20, terzo ed ultimo esercizio per i glutei, 1, 2, 3, 4, 5 fino a 10 da una parte, 1, 2, 3, 4, 5 fino a 10 anche dall'altra e quindi anche in questo caso ho fatto 3 esercizi. A questo punto, dopo aver fatto plank, addominali e gambe, ho concluso il primo giro del circuito perché ho fatto già 2 volte il tapis roulant e una volta la. Quindi praticamente dopo aver fatto tutti i 3 gli esercizi, a questo punto sì che posso avere una pausa, posso bere e ho 3 minuti di pausa. Passati i 3 minuti, devo ripetere tutto da capo, quindi riparto dal tapis roulant, 4 minuti, corsa o camminata nelle modalità che abbiamo visto, plank 20-20-20, cyclette o spinning 4 minuti, torno sul materassino e faccio addominali. Finiti gli addominali, di nuovo tapis roulant 4 minuti e come ultimo esercizio le gambe, quindi squat, polpacci e glutei. Il circuito, questo tipo di circuito, deve essere ripetuto 4 volte. Ok? Ovviamente che se qualcuno dovesse non sentirsela di ripeterlo 4 volte, lo può fare 3. Può iniziare con farne 2 volte. Attenzione, questo fa molto la differenza. Il tapis roulant, se vedete che una cosa sta cominciando a diventare pesante, perché guardate, io ho fatto vedere una dimostrazione brevissima, ma sto già cominciando a sudare. Infatti, la prerogativa del circuito aerobico è appunto quello di cominciare a sudare un po', a sudare tanto. Usate la camminata. Ok? Quindi una volta che abbiamo messo insieme questi 3 blocchi del circuito, vanno ripetuti per 2 volte, 3 volte chi se la sente, 4 volte per chi ce la fa. Ok? Adesso veniamo alla problematica legata
al fatto che, per esempio, qualcuno ha soltanto il tapirulan. Benissimo, non c'è nessun problema. Tapirulan, plank, tapirulan, addominali, tapirulan, gambe. Uno ha soltanto la cyclette? Cyclette, plank, cyclette, addominali e così via. Cioè, usate il dispositivo che avete, usate l'attrezzo che avete. In mancanza di tutti e due, si possono utilizzare, per esempio, la corda, che io non è che sia un grandissimo saltatore. A questo punto, anziché fare 4 minuti di corda, ne fate 3 di minuti. Ok? Quindi io posso utilizzare la corda, controllo sul mio orologio, qui anche un po' basso, e facciamo 3 minuti di corda. E poi faremo corda, plank, corda, addominali, corda, gambe, fine del primo giro e ci riposiamo 3 minuti. Ok? Se non avete tapirulan, cyclette, corda, non c'è problema. Faremo saltelli senza corda. Quindi, per esempio, il primo saltello che potremmo fare è questo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Per 2 minuti questi tipi di saltelli. Poi, quindi vado, saltello, plank, di nuovo saltelli. Posso fare quelli alternati in avanti. Ok? E poi vado a fare addominali, di nuovo riprendo con i miei saltelli i soliti 2 minuti e poi gambe al terzo giro. Tutto questo, anche con i saltelli, va ripetuto per 4 volte. Fare un circuito aerobico in questo momento è importante, perché andiamo a tenere allenato anche l'apparato cardiorespiratorio, l'apparato cardiopolmonare. Ovvio che noi fino adesso abbiamo fatto degli esercizi per lo più di potenziamento muscolare. Adesso facendo anche questo è uno step ulteriore che va a completare quello che stiamo facendo. Quindi non significa che facendo il circuito aerobico devo abbandonare tutti gli esercizi che abbiamo fatto precedentemente. Per esempio, si può inserire nel calendario settimanale anche 2 volte il circuito aerobico, magari togliendo una volta o 2 volte degli altri esercizi che già eravate abituati a fare. Tenete conto che questo è un esercizio molto importante. Ricordatevi che chi dovesse disporre di tutti e due gli attrezzi, persona fortunatissima in questo momento, è un progetto anche molto noto alla nostra scuola. Noi siamo campioni italiani di duathlon, non dimentichiamocelo. La nostra scuola ha rappresentato la Lombardia e io per l'occasione ho messo anche i pantaloncini che erano stati fatti per voi, ne abbiamo altre 8 paia, per partecipare alle gare di Duathlon. Infatti c'è anche il nome della vostra scuola stampato qua. Vedete? Ecco, quindi, cosa meglio i tapirulan e cyclette per allenare il Duathlon? Ovvio manca la zona cambio, ma poi quella è una cosa di cui parleremo più avanti. Quando vi monteremo il video, scriveremo anche delle annotazioni in maniera tale che voi possiate ricordarvi i tempi e il numero delle ripetizioni degli esercizi. Possiamo cambiare gli esercizi quanto vogliamo, quindi adesso partiamo con questi 3 blocchi di esercizi: plank, addominali e gambe, inframmezzati da lavoro aerobico, realizzato su tapirulan, bici da spinning, corda o balzi a corpo libero. Una volta terminato l'esercizio sarete molto 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 sudati. Quindi subito si va a fare la doccia, ma prima della doccia dovete sempre attrezzarvi con uno spray disinfettante. Beh, non volevo fare la pubblicità, però adesso non. Sì, spruzza leggermente perché qui sono anche parti elettroniche. Si va a ripulire il tapirulan laddove col sudore magari abbiamo sporcato qualcosa. Poi voi lo sapete che in questo periodo di coronavirus ci stanno dicendo che bisogna tenere molto pulito e disinfettato ogni luogo che noi lasciamo. Stessa cosa la facciamo con la cyclette, quindi andiamo ad agire direttamente sul panno in questo caso e nei punti in cui andiamo a depositare qualche gocciolina di sudore, che sarà più di qualche, perché vi garantisco che il circuito aerobico è un circuito estremamente faticoso, molto, molto impegnativo, ma divertente e che dà grandi risultati a ragazzi e adulti. Detto questo, vi invito a provare. Ci vedremo durante le live, così mi racconterete come sta procedendo il vostro allenamento. E mi raccomando, buon allenamento.
e un saluto a tutti. Ciao!